È questo che Gesù ci ha insegnato sul Padre. Avete un Padre vostro che è in cielo. Che è in cielo. Che voi però potete andare da Lui e andare da Lui con una certa spontaneità. Una cosa che non era usuale per i giudei, perché normalmente i giudei, anche se sapevano che Dio li amava, però avevano un po' di paura di questo Dio e non andavano così spontaneamente con lui, da lui. E gli apostoli hanno visto che Gesù, insomma, andava, aveva un rapporto, non il rapporto di solito, ecco, che avevano i giudei. E ecco perché hanno chiesto a lui: insegnaci a pregare. Perché lui pregava in un modo diverso. Lui piangeva davanti al Padre. Piangeva. Come vedete, no? A Getsemani. Lui danzava davanti al Padre. E difatti Luca ci dice: e Gesù esultò di gioia. Esultò di gioia. Gridando: grazie Padre, che queste cose tu li hai nascoste ai sapienti e li hai rivelati ai piccoli. Adesso la parola esultare nella lingua ebraica vuol dire celebrare. E la parola celebrare vuol dire danzare, cantare. Perché Gesù danzava davanti al Padre, piangeva davanti al Padre, pregava i santi davanti al Padre. Cioè, sono i diversi momenti della nostra personalità. Ci sono momenti quando sono triste, ci sono momenti quando mi sento solo, ci sono momenti quando mi sento pieno di gioia, ci sono momenti quando io voglio danzare. E Gesù esprimeva quel momento con una preghiera davanti al Padre. Questo era un rapporto di figlio, un rapporto di figlio. Ecco allora perché gli apostoli hanno chiesto a Gesù: insegnaci a pregare. E Gesù ha detto: pregate così, Abba. Abba, questa parola Abba, che è una parola che viene dall'aramaico, l'aramaico era la lingua che Gesù parlava. Ab vuol dire padre, Ba è il diminutivo di padre, come quando uno dice papino, non daddy, in inglese, cioè è quel rapporto di un piccolo davanti al suo papà. E questo che lui ci insegnava. Una cosa per noi ormai è diventata normale, ma non per i giudei, ancora non per i musulmani, non per i romani, perché i romani ai tempi di Gesù avevano i loro dei, ma loro non è che avevano quel rapporto di spontaneità davanti ai loro dei. Avevano paura dei loro dei, avevano paura, paura tale che delle volte offrivano anche i bambini a loro per placare la loro ira. Mentre questo rapporto che Gesù ci insegna con il Padre è diverso, completamente diverso. È un padre che mi ama. E qui, cari miei, è tutto il segreto della guarigione. Il segreto della guarigione, di ogni guarigione, della guarigione fisica, della guarigione psichica,
psichica e anche della guarigione spirituale. Il segreto di ogni guarigione è questo: credere. Ma non soltanto credere, ma sperimentare che questo Dio mi ama. E quando dico mi ama, è più che dire ci ama. Perché è facile dire Dio ci ama. Ma sì, Dio ci ama, io mi trovo anche in questa bolla, e allora Dio anche ama me. Ma non c'è quel rapporto personale. Mentre quando io credo, mentre quando io credo che questo Gesù non soltanto ci ama, ma mi ama, cioè c'è un rapporto personale, allora là c'è il segreto di ogni mia guarigione. E difatti è una convinzione, è un'esperienza che molto facilmente toglie la paura, toglie la rabbia, toglie l'ansia, toglie l'angoscia, toglie tutto quello che rende la mia vita meno semplice e meno gioiosa. E Gesù proprio è quello che vuole convincerci di questo Dio che non mi ha creato e poi mi ha lasciato così, ma è un Dio che ha cura di me. Guardate quando Gesù proprio ci dice: non cade un capello senza che lui venga a saperlo. Vuol dire non c'è niente di dettaglio nella tua vita che lui non è a conoscenza. Tutto quello che accade, molte volte noi pensiamo lui mi ha abbandonato, lui ormai non ascolta più, lui conosce tutto, tutto di me, i miei pensieri, le mie ansie, le mie paure, tutto quello che io non dico neppure al marito, neppure alla moglie, ma lui lo conosce. Come dice il Salmo 139, lui mi conosce dal di dentro e dati fuori. Perciò se io ho un problema in questo momento particolare, forse un problema che non posso condividere con nessuno, lui lo conosce. Non cade un capello senza che lui venga a saperlo. Guardate gli uccelli, sono miliardi, eppure non cade uno senza che lui venga a saperlo. Non cade uno. Cioè lui conosce tutto, ma non conosce soltanto, perché anch'io posso conoscere qualche cosa e sapere qualche cosa per curiosità e rimango impassibile. No, lui non è passivo, perché lui è padre. E una volta che lui è padre, allora questo vuol dire che lui, il suo interesse è l'interesse di un padre buono verso un figlio.